nel giro di una settimana Rita si sente abbandonata, si sente sola e nella solitudine di quella casa, la notte del 26 luglio del 92, e per questo siamo qui questa sera per ricordarlo, lei si lascia cadere dalla finestra del settimo piano. Questa sera però non vuole essere solo una commemorazione, è una storia triste ed è difficile sia da raccontare che da accettare, però noi crediamo che sia importante trasmetterla, perché ci aiuta a riflettere sul significato che ha la testimonianza, soprattutto la testimonianza di coloro che hanno deciso di collaborare con la giustizia, spesso appunto abbandonati. Perché la mafia ci sta dentro di noi, perché ognuno di noi è responsabile di quello che ci accade intorno e a modo nostro anche noi siamo testimoni. Saranno 150 anni dell'Unità d'Italia, ce lo dicevamo prima, c'è un velo di silenzio che copre la stagione del 92 e del 93. Noi ce lo siamo ripetuti più volte che quel velo di silenzio, quel velo di omertà lo vogliamo levare. Sarebbe proprio un bel regalo per questa Repubblica, per questa Unità d'Italia, togliere quel velo di silenzio dalle stragi del 92 e del 93. Nel concludere volevo soffermarmi sul termine testimone di giustizia e sull'importanza che questo termine troppo poco spesso assume, che invece questa sera ha trovato un momento all'altezza del suo significato. Testimone di giustizia infatti viene spesso confuso nell'immaginario del nostro paese con il termine collaboratore di giustizia, però i due termini sono antitetici quasi, si tratta di due ruoli che sono entrambi utilissimi nell'azione investigativa e anche nella parte istruttoria di un processo, ma parliamo di persone che vengono da storie e da realtà completamente diverse. Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma che ci impedisce di sognare? Forse se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo. Grazie.